Esercizio numero 3. Su Giove l'accelerazione di gravità vale 2,7 volte di più che sulla Terra, quanto pesa su Giove una persona di 55 kg. Per calcolare il peso, cioè la forza di gravità con cui Giove attrae la persona verso il basso, bisogna utilizzare la solita formula m per g, solo che non ci va messa l'accelerazione di gravità terrestre, che vale 9,8 metri al secondo quadrato, ma ci va messa quella di Giove. Ce la calcoliamo perché sappiamo che è 2,7 volte quella terrestre, quindi 2,7 per 9,8 metri al secondo quadrato fa 26,5 metri al secondo quadrato, quindi 55 kg, la massa della persona, per 26,5 metri al secondo quadrato, che è l'accelerazione di gravità su Giove. Il risultato è circa 1460 newton, chilogrammi per metro al secondo quadrato fa newton, che dobbiamo scrivere riducendo un po' le cifre significative, per esempio a 3 cifre, questo ne ha 4, per esempio scrivendo 1,46 per 10 alla terza, cioè kilo newton. Kilo vuol dire 10 alla terza. In realtà le cifre più correttamente andavano ridotte soltanto a 2, quindi 1,5 kN, perché i dati sperimentali hanno 2 cifre: 2,7, 9,8, 55, sono tutti numeri a 2 cifre, quindi era più corretto scrivere 1,5 kN, dando anche il risultato con 2 cifre sole. Notiamo adesso alcune osservazioni. La prima è che la massa della persona su Giove è uguale che sulla Terra, perché sappiamo che la massa degli oggetti è la stessa in tutti i luoghi dell'universo. Le masse non cambiano mai, le forze peso invece sì, perché la stessa persona sulla Terra pesa di meno, perché c'è meno gravità, invece su Giove la stessa persona pesa di più. Quindi la massa non cambia mai, la forza peso sì, dipende dall'accelerazione di gravità, sarebbe il campo gravitazionale presente nei vari posti dell'universo. Altra osservazione, l'accelerazione di gravità di Giove, 26,5 metri al secondo quadrato, intuitivamente vuol dire questo, che lasciando cadere un oggetto, un sasso per esempio, sulla superficie di Giove, lasciandolo cadere da fermo, e non da Civitanova, come dico sempre, quindi da fermo vuol dire con velocità zero. Allora, ogni secondo che passa, l'oggetto acquista velocità. Quanta velocità acquista ogni secondo che passa? Acquista 26,5 metri al secondo di velocità. Infatti, all'inizio la sua velocità è zero, dopo un secondo è 26,5 metri al secondo, dopo 2 secondi è 53 metri al secondo, cioè si è sommato un altro 26,5. Poi, dopo un altro secondo, la velocità cresce di un altro 26,5 metri al secondo e poi ancora di un altro 26,5. Insomma, ogni secondo, ogni delta t, ogni intervallo di tempo di un secondo, la velocità aumenta, delta v vuol dire aumento di velocità, di quanto? 26,5 metri al secondo. Quindi diciamo che l'accelerazione di gravità su Giove vale un aumento di velocità di 26,5 metri al secondo per ogni secondo che passa. Qui abbiamo tutta la caduta completa dell'oggetto sulla superficie di Giove. Ogni secondo che passa, la velocità aumenta di 26,5 metri al secondo.